come al solito me la sono tirata, come vi avevo detto, me la sono tirata, però la pompa sono riuscito a smontarla. L'unico problema è che si è rotto questo pezzo. Ciao belli, allora, piccolo video, volevo farvi vedere come funziona una pompa e per capire quando una pompa è rotta o si può riparare. Sapete che io mi si è rotta la pompa, questa è la pompa che avevo montato io sul randagione, è una fiamma SF126 Pro da 6 litri al minuto e sono partite le membrane. Adesso la apro così vi faccio vedere dentro come funziona e quello che potete sostituire. Allora, i problemi che si possono creare cosa sono? O si rompe il presostato praticamente è questo pezzo qua davanti, dove dentro c'è una molla che praticamente quando l'acqua arriva in pressione va a schiacciare un micro che fa spegnere la pompa. Se la pompa continua ad andare e comunque vi esce l'acqua dal rubinetto, solitamente è il presostato. Se invece la pompa continua ad andare ma non scatta, cioè non si ferma, vuol dire che le membrane che ci sono dentro non riescono a pompare l'acqua, vuol dire che non riescono a far intervenire il presostato, cioè non mandano in pressione l'impianto. Ma ve ne accorgete perché quando aprite il rubinetto si esce, ma non esce proprio tanta acqua. Per quanto riguarda la sostituzione, io ho ordinato su Amazon, solito, perché per comodità, una fiamma acqua 8 da 10 litri al minuto, ma devo restituirla perché il presostato appunto non funziona, sfarfalla, continua a scattare, continua ad andare, spegnere, andare, spegnersi, perciò vuol dire che non funziona. La bellezza di Amazon, che mandi indietro, è chiuso e te la sostituiscono. Io in questo caso non la sostituisco, ma la cambio totalmente, perché mi avevano consigliato, sentendo anche Fulminactor, Sandro Box, un po' i ragazzi del gruppo degli alieni, mi avevano sconsigliato di prendere la fiamma, ma il mio era un fatto proprio perché, siccome gli attacchi erano uguali, non volevo star lì a scombussolare tutto l'impianto. Ma visto che adesso cambierò pompa, visto che ci sono, la toglierò da sopra al gavone, da sopra proprio sopra la cisterna dell'acqua, perché questa era posizionata sopra la cisterna dell'acqua, e anche se ci sono gli antivibranti, comunque un po' quando la cisterna è mezza vuota fa un po' da cassa armonica, e allora la sposterò nel vano dove c'è dentro lo scaldabagno, cioè dietro la truma dove c'è anche il vaso di espansione. Ve lo farò vedere in un prossimo video, magari, dove l'ho posizionata. Non sto lì a farvi vedere come metterla, come non metterla, vi farò vedere bene o male dove l'ho posizionata, anche perché, come ho detto già, di video su pompe e non pompe ce ne sono già una caterba. Visto che non sono riuscito ad andare via appunto per questo problema, perché mi ero messo ieri a fare il lavoro di cambiarla così, ma stupidamente convinto che i centri hobby, queste cose, fossero aperti, invece sono chiusi, almeno qua a Desenzano sono chiusi, non avevo i raccordi, perciò non ho potuto fare il lavoro. A questo punto aspetto, cioè non ho potuto fare il lavoro, l'ho montata la pompa ma avevo questo problema, perciò la devo restituire. Visto che devo rifare tutto, in settimana andrò a prendermi tutti i raccordi, tutto quello che mi serve, e appena mi arriva, di solito 3-4 giorni dovrebbe arrivare il materiale, appena mi arriva quella nuova cambio tutto e la monto. Adesso vi faccio vedere, siamo qua nel mio tunnel segreto dove faccio tutti i miei lavori, dove combino i guai, diciamo. Adesso vi faccio vedere, l'apriamo e vi faccio vedere i vari pezzi, così anche voi potete rendervene conto come funziona una pompa e cosa fare in caso di rottura. Solitamente, per il costo che hanno, guardate, la Schuflo, l'acqua 8 costa, perché gli ho dato 111 euro su Amazon. Poi magari ci saranno che le vendono anche a meno. La Schuflo costa 64, comunque vi lascio il link sotto in descrizione in caso vi dovesse succedere, così li avete anche memorizzati. Vi faccio vedere a smontarla, così riuscite a capire bene. Tanto per iniziare andiamo a smontare il presostato, che è questo pezzo qua, con un cacciavite a stella. Sono due viti, vedete? Una qui, sono queste due viti, e le andiamo a svitare.
Il professor Stato potete verificarlo come? Facendo cosa? In questo caso, come potete vedere, vedete che c'è un micro che va a staccare, dentro c'è questa molla, quando questo va a spingere va a schiacciare il micro, che è questo, vedete, qui c'è un micro, sentite? Quando c'è abbastanza pressione, non so se si vede, scusate, ma la tecnologia questa è, quando la pressione dell'acqua nell'impianto raggiunge i bar descritti, va a schiacciare questo micro e va a staccare la pompa. Cosa potete fare poi per verificare appunto che non sia partito il presostato? Basta smontare il presostato e con un cacciavite andate a schiacciare questo pulsantino. Sentite? Facendo così la pompa dovrebbe spegnersi, ok? E questa è la prova che potete fare per vedere se il presostato è partito. Adesso andremo a smontare, vedete che questa è una membrana, vedete che è di gomma. Praticamente cosa fa? Quando si riempie, quando va in pressione l'impianto, va avanti e va a spingere questo perno di plastica, va a spingere quel micro che vi ho fatto vedere. Adesso smontiamo dove ci sono dentro le membrane. Ok, ed ecco le famose membrane, vedete com'è fatto dentro, di qui entra l'acqua, viene pompata, qui in mezzo c'è il flusso per andare proprio a schiacciare questo pick up e di qua c'è l'uscita, vedete, erano un po' cotte, comunque vedete. Però vedete che com'era sporco, com'era ridotto. Già non tenevano più le guarnizioni, vedete che sono un po' cotte. E voi potete sostituire queste, se c'è il kit proprio. Allora, se volete sostituirle, sono queste qua, vedete. Vedete che erano già un po' cotte. Togliendo queste, le potete sostituire e mettere le membrane nuove, vedete. Questo vi arriva il kit con queste. Non potete sbagliare perché c'è una sorta di pezzo di gomma che esce, perciò non potete sbagliare a metterle dentro. Vedete, c'è la sua sede, voi le riposizionate così e le mandate dentro e sono messe a posto. Ah, ecco perché non tenevano. Non so se lo vedete, ma sono crepati. Vedete la crepa qua e anche qua. Questo succede quando la pompa gira a vuoto, gira a secco, senza acqua. Vanno a battere e si crepano. Vedete che dovete svitarli da qua sotto, li svitate, i piattelli lì vengono via. Fate sempre delle fotografie quando smontate queste cose, così vi ricordate dove vanno posizionati, eh? Ricordatevi che quando tirate queste viti che io sto svitando, non tirate come le bestie perché è plastica, altrimenti vi resta in mano, si spaccano. E questi qua sono i piattelli, vedete? Che lavoro fanno? Fanno girando la pompa, spinge l'acqua, no? Va, aspira, spinge e va a portare l'acqua nell'impianto. Si vede la crepa, la vedete? Potete farlo, cioè è riparabile, per quello è riparabile. La mia purtroppo non è più riparabile perché, ecco, vedete queste membrane, questa membrana ad esempio è secchissima, è dura, perciò anche il motore sforzava tantissimo. Praticamente come funziona? Cioè questo dove ci sono attaccati questi pistoncini qui, praticamente questi piattellini qua, c'è questo affarino che è scentrato. Cioè cosa vuol dire? Andando sul motore, vedete c'è un perno, gira ma intanto schiaccia la membrana dopo, schiaccia questa, cioè facendo proprio fluire l'acqua dentro nell'impianto, perché come potete vedere non è centrato, vedete?
lui fa questo lavoro, cosa fa? Va a spingere, va a schiacciare praticamente la membrana, fa un po' questo gioco, guardando di traverso fa questo gioco, fa così. Ok? Questo è il funzionamento delle pompe ad acqua. Il motorino è ancora buono, per quello si potrebbe ancora salvare questo, ma tutto il resto no, perché come potete vedere qui c'è rotto l'attacco dell'uscita, perciò questa pompa è buona a fare un piffero. Ecco, come vi ho fatto vedere, da smontare è semplice, ma tutto da smontare è semplice, il problema è rimontarlo. Però ricordatevi sempre, fate sempre le fotografie man mano che montate un pezzo, se non avete pratica o non l'avete mai fatto, ricordatevi sempre, smonto un pezzo, faccio la foto, smonto un pezzo, faccio la foto, così almeno se do quando dovete rimontarla non fate fatica. Questa oramai non la rimonto neanche perché non c'è più niente da recuperare. Le membrane, se dovete sostituire le membrane, come vi dice, allora se dovete sostituire i piattelli vi arrivano questi, vedete? Dopo ricordatevi, dovete ordinarli in base alla marca della vostra pompa, eh? I piattelli sono questi, mentre le membrane che vi arriverà, il kit di membrane che vi arriverà sarà questo. Questo e le tre membrane secondarie. Ok? Sì, ce n'è ancora una, ma questa non si deteriora quasi mai, che sarebbe questa, che andrebbe proprio questa fa una, è una sorta di valvola in pratica, vedete? Dovete rimontarle quando dovete rimontarle, poi le rimontate, non potete sbagliare perché, come vi dicevo, hanno appunto questa guida che va dentro qua. Perciò non potete sbagliare a rimontarle queste, vanno messe così, vedete? Questa praticamente fa la funzione della valvola, della valvola di non ritorno. Basta, d'altro non ho niente da dirvi. Purtroppo, come vi dicevo, volevo andare via, ma con questo fatto della pompa che mi ha incasinato un pochettino, non sono andato da nessuna parte questo weekend. Era un video così, ma perché qualcuno di voi mi aveva chiesto, dai, facci vedere allo stesso. L'ho fatto vedere, ma non è che ci voglia uno studio. Come torno a ripetere, la maggior parte delle volte, per i costi che hanno, se uno non è in grado, compra la pompa nuova. Batteria scarica, ma ho dovuto cambiare la batteria. Come vi stavo dicendo, se non vi sentite in grado o che cosa, comprate la nuova e chiuso. Almeno siete sicuri che per qualche annetto viva avanti. D'altro dirvi non ho niente, adesso porterò la Lolina a fare un giretto, poverina, che è arrabbiatissima perché lei era convinta di partire, era già tutta pronta, perché non so se avete visto, vi ho messo la foto, era già pronta a partire, ma purtroppo con questa cosa mi sono messo in ballo, è venuto tardi, poi sinceramente non avevo ancora deciso dove andare perché, come sapete, io decido sempre all'ultimo minuto, non programmo mai niente, però. Poi sabato, ieri il tempo non era proprio il massimo, invece oggi è uscito il sole. Vabbè, dai, ci vediamo al prossimo video. Io spero che vi sia stato utile. Come te lo ripeto, non era un video di quelli specifici e tecnici come faccio sempre io. Io vado al sodo, non sto lì a, diciamo, non vado nel tecnico perché comunque non tutti lo sanno. Ah, mi sono accorto adesso, cioè anche questa era proprio rotta, guardate, qui è proprio rotta, è cotta, infatti è dura come mondo. Niente, dai, butto tutto nel secchio delle viti di recupero e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!